Abbiamo in collegamento mister Andrea Stramaccioni. Pronto mister? Pronto. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Con loro una grande vittoria, come la grande vissuta. Grande vittoria contro la Juventus. Come l'ha vissuta? Certo, una grande vittoria. Diciamo che è stata una vittoria molto importante che ci ha dato grande stima, grande stimoli. La squadra ha fatto molto bene, è riuscita a fare una grande prestazione. Esatto, sì, e insomma, soprattutto ci siamo disimpegnati alla grande. Mister, credo stia suonando un telefono. Mister, risponda pure. Scusate, qualche maleducato che mi ha chiamato. Vabbè, pronto? Pronto, sono Stramaccioni. Chi rompe i coglioni? Vediamo chi è. Yes, scandaloso. Oh, yes, scandaloso. Lui, no. Questa partita si deve rigiocare. No. Io, Pulvirento, presidente del Catania. No, Catania. Ho la veta rovenata dal gol annullato. Ma cosa c'entra Stramaccioni? Agnello. Come tu mi devi considerare. Agnello, mi sento? Mi senti? Guarda che sono Stramaccioni. Non sei Agnello. Ho sbagliato numero. Mi hanno rubato pure la rubrica del telefono. No, no, basta, basta. Come l'ha rubato? Scusate, la ma chi è? No, no, mister, è Pulvirenti, il presidente del Catania. Esatto, sta chiamando un po' tutti. Ma poi sono passate 2 settimane. Se l'è legata al dito. Se l'è legata al dito. No, ma le mani, non bene, bene. Vabbè, no, a proposito di polemiche, perché Pulvirenti faceva una polemica. Vogliamo parlare della polemica, insomma, un po' con Marotta, certo, che c'è stata, che insomma ha definito un po' la sua tattica spensierata. E lei l'ha presa male, no? Ci vuol spiegare un po'? Dite quella parola che già mi viene urticata. Ah, addirittura, addirittura. Comunque, volevo chiudere assolutamente le polemiche, sì, subito con oh, Marotta. Bene, oh, bene, bene, bene. A parte che Marotta, che mi ha dato lo spensierato, è un po' come il bue che dà del cornuto all'asino. Scusate tanto. No, ma perché? Scusi. Marotta è uno spensierato. Proprio lui che quando gli parli sembra che non t'ascolta e no, guarda dall'altra parte. No, no, è un altro, è un altro discorso quello, mister. Pensa sempre ai cazzi su. No, non è per quello, è un altro motivo. Non ti guarda mai in faccia. Ma che parlava Marotta. No. Stava proprio girato dall'altra parte, completamente da tutt'altra parte. Ma no, mister, per cioè, io, almeno la gente la guarda in faccia quando gli parlo. Stavo a parlare con l'altro giorno con Zanetti, lo guardavo negli occhi. Marotta proprio è una cosa, no, ma non per una maleducazione, ma poi, non perché pensa ad altro, mister, per un altro motivo, un altro motivo. Vabbè, comunque, a parte questo, devo dire che appunto la cosa non è reciproca con Marotta. Non io lo guardo negli occhi, ma lui proprio. Vabbè, basta, vabbè. Beh, però a parte questo, possiamo considerare chiusa la polemica? No. Con chi? Con Marotta, con Marotta, con la Juventus. Ma chiudiamo. Oh, bene. Chiusa, no. Aia. Non si è parlato, lo sapevo, ecco, lo sapevo, Juve, ma basta imitare chi Mourinho, ha vinto basta, tanti punti, sì, vabbè, ma tanti punti, sì, con errore arbitrale. Sì. Idea una Juve, sì, che sì, nonostante tanti favori arbitrale, sì, ha preso tanti, ma tanti gol. No, sportività, mister, sportività. Dai, su. Chi? Ma lei, sporti, lei deve essere più. Abbiamo chiuso la polemica. Ha preso tanti gol, sì, ma non è che basta imitare Mourinho. Lo imita bene, per carità, però continua a imitare Mourinho. Sapete che mi piace fare questa voce. I miei calciatori sono contenti. Vabbè, quando la sentono, sì, è uno stimolo. È uno stimolo, d'accordo. Vabbè, cambiamo discorso. Discorso, parliamo dei suoi giocatori, esatto, appunto. Per esempio, Milito, che ormai credo non ci siano più aggettivi. Militico. Bisogna crearne. Crearne di nuovi, fantastico. Ma anche altri giocatori, tipo Palacio. Insomma, ha chiuso la partita e comunque sta facendo un inizio di stagione, direi molto bello. Diciamo che sì, su Palacio ho sentito la stampa che sì, era esaltata con sì, questo giocatore, sì, ma certo, da parte mia diciamo subito che non ci siamo proprio. Addirittura, come assolutamente, perché? Perché Palacio non si è assolutamente adattato ai miei schemi, come sembra, ai miei dettami. No, ma come? E è praticamente l'unica voce fuori dal coro dell'Inter. Addirittura, perché? Perché? Ha giocato bene. Perché proprio non è coatto per niente. Ma cosa c'entra? Non è che deve essere coatto. Codino, che proprio non c'entra nulla. Codino, quando l'ho visto la prima volta ad allenamento da Appiano, gli avevo chiesto di farsi la cresta, ma lui ha continuato con sto codino. Ma fa niente, vabbè, può portare il codino, il codino. È un look proprio che non va bene per la mia intercoatta. Lui deve essere proprio con la cresta. Invece no, sempre con sta coda. Mi ricordo il ritiro a Pinzolo, sì, qui con Cassano. Ho preso il tronchesino e ho cercato a più riprese di tagliare. No, ma come col tronchesino? Oh, niente, mister, si staccava no, proprio. Sto codino era ancorato, aggrappato alla testa dei Palazzo. È ben duro questo. Certo, certo. E se volete vi racconto anche un paio d'aneddoti. Ah, sì, grazie. Sì, dovete sapere che Palacio proprio è affezionatissimo al codino. Al codino proprio, cioè ci tiene. Comune, vede, assolutamente. Sì. Una volta ho dimenticato nello spogliatoio i cinesini. Sì. Avete presente sì, quelli sì, del fallimento? Sono tornato dentro e c'è stava Palacio da solo, che parlava da solo. Come da solo? E cominciava a parlare e diceva: oh, come stai? Che mangiamo stasera? Parla da con solo, chi? Parla da solo, quindi. Stava a parlare col codino. Come col codino? Oh, ce parla proprio lui. Come ci parla? Ce parla.
Il codino risponde. Come risponde il codino? Vedi, c'è un caratterino. Cos'è la vita propria? Un essere sestante. Certo, un essere sestante. Ma come un essere sestante? Poi come fa a dire che ha un caratterino? Cosa vuol dire? Ma vi spiego la storia del caratterino del codino. Ma che caratterino? Una volta stavo a fare allenamento, ho cercato di distribuire le casacche ai giocatori. La casacca a Zanetti. E gli dico a Zanetti, tieni la casacca. Gli do la casacca a Cambiasso. Gli dico, cambiati, tieni la casacca. Io do la casacca a Palacio. Oh, il codino si è girato, si è proprio incazzato nero. Perché? Voleva pure la casacca pure lui. Ma come voleva la casacca pure lui? Diciamo non è vero. Mo siamo costretti a tesserare pure il codino. Ma se volete tesserare. Forse ce la fanno a parametro zero. Ma come a parametro zero il codino? Una cosa in famiglia, Palacio il codino. Oh, silenzio, non dite che andiamo a parametro zero, che so il codino si arrabbia. Come sta? Vuole soldi anche lui, vuole soldi anche lui. Comunque tutta questa esaltazione per Palacio toglie e leva l'immagine a un grande giocatore dell'Inter che in questo momento della stagione sta facendo la differenza. È Nagatomo. Ha giocato proprio bene. Ovviamente, fatto anche l'assist. Lo volevo elogiare perché Yuto, oltre ad avere portato all'Inter grande entusiasmo grazie al bene style, Nagatomo style, ha fatto pure l'assist. Avete visto che per lui l'assist è meglio che fare un gol. Addirittura. Assolutamente. Lui quando segna proprio non ce la fa. Non riesce a segnare perché è più forte di lui. Vabbè, è contento quando segna. Contro la sua cultura. Come contro la sua cultura? Non è vero. Infatti, l'altra volta ha fatto gol e si è messo a valinchino. Proprio per chiedere scusa. Ma come chiedere scusa? No, ma lui festeggia così. Non è chiedere scusa. È un umile, uno che proprio gli piace fare l'inchino, chiedere scusa, è come i giapponesi. Ma quando vai al ristorante giapponese ti portano come? Sushi e ti chiedono scusa. Scusa, che non chiedono scusa. Che sushi, mi devi chiedere. Aspetta, che mo lo chiamo Nagatomico. Nagatomico, dai. Vieni qua, bello, dammi al 5. Gioca da. Oh, 5. Gli mortacci tu. Hai fatto male. C'ho la mano rotta. È vero che la mano rotta, si è fatto male. Mi gioca da Edesco. Non me devi dar 5. Gioca da Edesco, da. Sta litigando. Io che do, gioca da io che do. Attenzione, sta litigando. No, ma che ti stronzo. Come sto? Non mi devi dire. Come te permetti? Non me devi dar bello. Non me devi dire stronzo. Gioca da io. Ma no, dai, come te prendo de corco de botte. Ma no, c'ho la mano rotta. Ma che brutta scena. Chiudiamo per tuo, male no bene bene, ma non sta picchiando, ma non si picchia, amico, corri, non rompere, eccolo là, vabbè, ma non si picchia, chiudiamo il collegamento a questo punto, non si picchia, ragazzi.